Salve signore, gentili signori in visione all'ascolto, ottava giornata del campionato interregionale di Serie D, Girone D, è il big match della standing di oggi, abbiamo Massese e Lucchese che stanno entrando proprio in questo momento sul terreno di gioco agli ordini dell'arbitro Andrea Capone di Palermo, sui suoi compagni, poi va al dribbling, supera due avversari e va al tiro, intanto c'è il tiro, la bomba, più che un tiro di Redomi che poi mette indietro per Canalini che svirgola. Palla lunga in mezzo, Tadeucci, il tiro e la palla che va in gol. Ed è gol, ed è gol, ed è gol. Massese 1, Lucchese 0, Giacomo Mammetti. Poi perde palla la Lucchese, Lucchese in difficoltà, fa il tiro e la palla sfiora la traversa, la botta di Bartolomei e la palla sfiora la traversa, c'è stato il tocco di Casapieri. Lo scambio è corto con Angelotti, Angelotti che mette in mezzo, salta Tadeucci, Miglianti, è sfortunatissimo Miglianti. La palla rimbalza a terra e passa un palmo sopra la traversa. E in effetti Angeli lo fa, Canalini blocca Sannino. Il tiro, la deviazione e la grande parata di Sannino. Bella la battuta, sfiora la palla, Mammetti, poi Bartolomei che va al tiro. Respinta di De Vita, Mammetti, Mammetti viene fermato da De Vita, ma la palla arriva ad Angelotti che fa il tiro e la palla sorvola la traversa, verticalizzazione, bravo Jonathan Vita, Nardi che fa il tiro e la palla esce. Davide Angelotti, il bomber della scorsa stagione con 13 reti sul primo palo, la palla sfida ed è gol, ed è gol, ed è gol, Massese 2, Lucchese 0, il gol del capitano Dario Miglianti, 2-0, Dario Miglianti si accovaccia sulla linea di porta, Massese al doppio vantaggio e c'è la fine, la Massese batte la capolista strameritatamente